secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Parola del Signore. Ecco, riflettiamo brevemente sulla grazia di questo Vangelo che ci aiuta a capire come il Signore viene per noi anche quest'anno, come Lui ci visita. E ci sono due modi con cui Lui viene: un modo esterno a noi, diciamo davanti a noi, e un modo interno nella nostra vita personale. Nel Vangelo di stasera questi due modi sono rappresentati dalla testimonianza di Giovanni e poi dalle opere che Gesù compie. La testimonianza di Giovanni simboleggia per noi la visita che Dio ci fa attraverso gli altri e specialmente attraverso la Chiesa. Ogni tanto Dio ci mette sul cammino della vita qualcuno che per noi è una luce, è un aiuto, è una spinta a credere nel Signore. Ecco, questo è il primo livello ed è bene che noi lo riconosciamo, soprattutto intendendolo anche a livello collettivo, la Chiesa nel suo insieme e la grande testimonianza esterna che Gesù ci dà per la nostra vita. Però poi Gesù dice: io ho una testimonianza più grande di quella di Giovanni. Qual è questa testimonianza? Le opere che io compio. Non so se vi ricordate, ma anche qualche giorno fa Gesù faceva l'elenco anche domenica delle sue opere. Andate a dire da Giovanni cosa succede. I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, gli zoppi camminano, i morti risuscitano. Queste opere che Gesù fa non le ha fatte solo 2000 anni fa, ma le vuol fare anche in noi. E allora è importante che noi impariamo a riconoscere le opere di Gesù in noi. Ve ne indico specialmente una. Gesù spesso fa in noi, che siamo pure, diciamo, peccatori, cioè chiusi in noi stessi, fa il prodigio di farci amare, dandoci il suo spirito, ci rende capaci di un amore simile al suo, cioè disinteressato. Disinteressato e anche per primi, anche verso chi proprio non se lo merita questo amore. Se noi vediamo dentro di noi questa capacità, dobbiamo ricordare che è opera di Gesù. E attraverso di essa Dio ci aiuta a credere in Gesù, ad accogliere Gesù. Questa è una delle più grandi opere che Lui fa in noi e dobbiamo cercare di riconoscerla. Adesso facciamo una breve preghiera di ringraziamento che un po' sostituisce quella dei fedeli. Diciamo insieme: grazie Signore, grazie Signore, anche a noi dai la testimonianza di Giovanni. Grazie per tutti quelli che ci hanno aiutato nel cammino della fede. Grazie per tutti quelli che ci hanno aiutato nel cammino della Grazie fede. soprattutto per la tua Chiesa. Grazie soprattutto per la tua Chiesa. Aiutaci soprattutto a riconoscere le tue opere in noi. La capacità di sperare e di amare, anche quando nessuno ama. Anche quando nessuno ama. Ah, così sia. Così sia.
siano. Mi viene in mente anche un'altra cosa che qualcuno gli farà bene, che è una frase di San Giovanni della Croce: dove non trovi amore, metti amore e troverai amore. Diciamo una volta. Dove non trovi amore, metti amore e troverai amore. Amen.